Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Come avete visto, dopo una lavorazione con la CNC bisogna spesso e volentieri rifinire i pezzi, soprattutto quando si fanno dei tagli e si utilizzano i tabs. Bisogna poi andarli a togliere e ogni volta bisogna utilizzare della carta vetrata per togliere questi tabs. E qualche volta è successo che la rimozione dei tabs con la rifinitura del taglio mi portasse più tempo della fresatura vera e propria. Quindi che ho fatto? Sono stancato e finalmente mi sono fatto un piccolo regalo. Si tratta di una levigatrice a nastro e a disco stazionaria, è della marca Ryobi, spero che si dica così, modello RBDS 460 1G. Ha una potenza di 370 watt e un numero di giri del motore di 439 giri al minuto. Utilizza dei dischi da 150 mm adesivi e un nastro abrasivo da 100x915 mm. Questi nastri abrasivi si trovano ovunque, si trovano in tutti i negozi di bricolage e anche su internet. Vi lascio il link in descrizione sia della macchina che dei nastri di ricambio. Servono sempre. Ha un supporto che può essere regolato fino a 45 gradi, ve lo faccio vedere, così. Arriva fino a 45 gradi con uno spingipezzo regolabile anch'esso, ve lo faccio vedere velocemente, tanto è molto semplice. In più il braccio della levigatrice può essere alzato di 90 gradi per fare delle lavorazioni in questo modo. Si appoggia qui il pezzo e si fa la lavorazione in questo modo. La sostituzione del nastro abrasivo è veramente molto semplice, c'è una levetta qui che bisogna tirare. Come vedete il nastro poi diventa libero da questa parte, anzi la sostituzione del nastro abrasivo conviene farlo con il braccio esteso di 90 gradi. Prendiamo un cacciavite, svitiamo leggermente, anzi allentiamo queste due viti, tiriamo su questa copertura metallica e girando da questa parte il nastro viene via. Bisogna fare un po' di attenzione che non capiti qui dietro, magari si può bloccare. Ecco fatto. Quando andiamo a mettere il nastro abrasivo nuovo dobbiamo rispettare le frecce. Il senso di rotazione è così, quindi il pezzo viene spinto verso questa placchetta, quindi le frecce vanno rivolte in questo modo. Si rimette il nastro abrasivo, si centra più o meno, poi è autocentrante, vi spiego come si fa a migliorare il centraggio del nastro abrasivo. Chiudiamo qui, rimontiamo la copertura sotto, ha solo queste due viti, stringiamo le due viti, abbattiamo il braccio. Con questa chiave che ci viene data in confezione si può andare a fissare il braccio sia quando è in posizione 0 che quando è in posizione 90 gradi. Si va a fissare, basta stringere qui. Per centrare il nastro dobbiamo utilizzare questa rotellina. Come avete visto nel video vi faccio vedere come si centra. Comunque basta accendere la macchina. Ruotando, spero che si senta, ruotando questa manopola si va a centrare perfettamente il nastro. Spegniamo se non facciamo casino. Da questa parte ha un foro per collegare l'aspirazione da 58 mm a parte interna. Io non ho questo tipo d'attacco, probabilmente me lo stamperò in 3D o se lo trovo già fatto forse anche meglio. Cosa vi posso dire di questa macchina? L'ho usata pochissimo, questa è la prima volta che la utilizzo, l'ho utilizzata per sistemare questi quadrati che mi servono per un progetto. Ho visto tanti video su YouTube prima di acquistarlo, ho letto un po' di recensioni, non è una macchina professionale, quindi non mi scrivete nei commenti "ah ma non serve niente, io ne ho una da 6.000 euro che è perfetta e precisa". Questa è una macchina che costa veramente poco. Però per quello che dobbiamo fare noi hobbisti è più che sufficiente. Quali sono gli aspetti positivi di avere una macchina del genere all'interno del nostro laboratorio? La velocità di lavorazione delle finiture dei pezzi che sono stati lavorati precedentemente sulla CNC o anche senza CNC. Come avete visto, per lavorare dei pezzi del genere ci si mette veramente pochissimi secondi. Un altro vantaggio di questa macchina, comunque di tutte queste macchine, è che
tutti i dischi possono essere sostituiti in modo veramente veloce. Questo nastro abrasivo, per esempio, può essere sostituito in pochissimi secondi. Vi faccio vedere un kit che ho acquistato, eccolo qui. Vi lascio naturalmente il link in descrizione, un kit con della grana che va dai 100, se non sbaglio 120, passando per 150, 240 fino a 400, quindi è più che sufficiente per fare la finitura di questi pezzi. Ho acquistato anche il kit che vi lascio sotto in descrizione di dischi adesivi. Questa macchina porta dischi adesivi. Quali sono gli aspetti negativi? Per adesso non ne ho trovati. Sapendo che si tratta di una macchina per hobbisti, non posso pretendere una precisione, una silenziosità, un'assenza di vibrazioni che possono avere delle macchine professionali, però io mi accontento. La struttura è abbastanza pesante, quindi con le vibrazioni non inizia ad andare a destra e a sinistra, pesa all'incirca 18 kg, quindi è anche tanta roba. Quindi, in definitiva, per adesso io vi consiglio questa macchina. Costa veramente poco, costa leggermente di più rispetto ad altre macchine, ma la qualità rispetto a quelle macchine è più elevata, naturalmente è inferiore rispetto a macchine professionali, ma questo già lo sapete. Per adesso non ho nient'altro da dirvi, vi lascio il link in descrizione di tutto il materiale, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e scrivetemi nei commenti se avete questa macchina e avete fatto qualche upgrade o qualche miglioramento particolare su questa macchina, se ha qualche difetto che può essere risolto, come vi trovate, eccetera eccetera. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!